Benvenuti ad un nuovo episodio del Late Show con Karim Musa. Oggi vi voglio parlare di una storia d'amore. Una storia fatta di intrighi, di segreti misteriosi e di tradimenti. Se non fosse che rimangono tutti in vita, oserei dire shakespeariana. Una storia come ce ne sono tante, ma che tocca i cuori di tutti noi. Sto parlando di Christian De Sica e Massimo Boldi. Vi ho fregati, Voi pensavo, chissà di chi sta parlando, tutto te, e poi tac, mi parla di Christian De Sica. Vedi che i video li so fare ancora, mannaggia. Boldi e De Sica, la coppia che probabilmente ha fatto guadagnare di più nell'intera storia dell'industria cinematografica italiana. Per decine di anni hanno sfornato film su film che hanno fatto guadagnare centinaia di milioni di euro in tutta Italia. E proprio per questo la gente li odia. Perché tutti siamo stati colpevoli, me compreso, di aver insultato nel corso degli anni le madri di tutti quelli che hanno lavorato ai cinepanettoni. Ma la gente, soprattutto internet, spesso si dimentica che non è sempre stato così. Ne abbiamo già parlato, da quando è nato internet tutti si sentono in dovere di dire la propria opinione. È ok. Solo che così mi vengono distrutte le fondamenta delle informazioni base che io ho costruito per una vita, soprattutto con gli artisti. Per esempio, crescendo, tutti amavano Vasco Rossi. Tutti! Ora guardi su internet ed è odiato. Tutti quelli che conoscevo e che sentivo per strada, in giro, in televisione, adoravano e ascoltavano Ligabue. Adesso tutti lo odiano su internet. E Nickelback, porca di una puttana, io li adoravo. Io avevo tutti gli album e li cantavo a memoria. E con internet ho scoperto che è una delle band più odiate dal mondo intero. Ma perché? E questo succede però anche per altri tipi di artisti. Per esempio, Boldi e De Sica. Forse non lo saprete, o vi farà strano saperlo, che c'è stato un bel periodo storico del cinema italiano in cui Boldi e De Sica erano ovunque. E venivano adorati da chiunque. Con ragione, secondo me. Ma partiamo da un punto preciso. E secondo me, quel punto è il film Yuppies, il quale non solo ha formato un nuovo tipo di comicità cinematografica italiana, ma ha anche spedito nell'Olimpo dei migliori comici italiani, circa, gente come Christian De Sica, Massimo Boldi, Jerry Calà e Ezio Greggio. E giusto appunto, mica bau bau micio micio. Ma sono sicuro che vi starete chiedendo una cosa, soprattutto i più giovani di voi si staranno chiedendo: ma a quale generazione di Pokémon appartiene questi Yuppies? Ortacci vostri! Ve lo spiego subito. Uno yuppie è un termine inglese che stava a rappresentare un certo tipo di giovane. Erano quegli uomini d'affari intorno ai 30 anni legati fortemente all'economia del momento. Quindi giravano con vestiti di marca, tutti perfettamente agghindati, con auto di lusso, nei locali più belli d'Italia. In mezzo alla Milano da bere e agli anni 80. E il portavoce protagonista dello yuppismo in Italia era proprio l'avvocato Agnelli, che aveva un'immagine ineccepibile, i suoi vestiti perfetti e l'immancabile orologio sopra la manica della giacca. Attenzione! Tutte le donne volevano stare con loro, tutti gli uomini volevano essere loro. In una sola parola? Ostentazione. E se tu vai a scavare per bene, si scopre che lo yuppismo è finito proprio quando è scoppiato Tangentopoli. Oh, guarda te che coincidenza! Ecco, Boldi, De Sica, Greggio e Calà rappresentavano questo tipo di ragazzi in yuppies. Io quando avevo 16-17 anni, avevo appena iniziato a fare i video, ero uno di quelli che a denti stretti e a pugni chiusi andava sempre contro i cinepanettoni. I cinepanettoni sono merda, e chi ride ai cinepanettoni c'ha la merda nel cervello. Ma negli ultimi anni mi sono fatto una specie di maratona dove sono partito da yuppies in poi fino ai giorni nostri a guardarmi tutte queste commedie. E si può notare perfettamente il punto in cui smette di essere un film magari di merda ma con un suo stile a diventare soltanto feccia. Christian è nato per fare quel personaggio lì. Nei suoi film lui non ha bisogno di rappresentare lo yuppie, lui è uno yuppie. Senti, coso, per piacere, che mi porti un whiskaccio? Muchas gracias. Il personaggio gli è calato talmente tanto bene addosso che non ha mai smesso di farlo nei suoi film, è sempre lo stesso personaggio. C'ho un gioco anche a bacino che praticamente una rischia di rimanere incinta, no scherzo. E io non ci posso fare niente, a me De Sica mi fa morire dal ridere. Ed è una di quelle informazioni personali di cui tu non puoi farne a meno, ma non puoi raccontarla a nessuno. E quindi nei discorsi devi dici: no, a me Christian De Sica mi ha fatto sempre cagare, che
merda, morisse lui e la sua famiglia. Che schifo i film che fanno, hanno rovinato il cinema. Però poi sai cosa fai? Inizia a sudare, inizia a starti stretta la camicia. E allora dici, so, scusate, devo andare in bagno. Allora ti chiudi in bagno a chiave, tiri fuori il cellulare e inizi a guardare le clip di Christian De Sica, perché non ne puoi fare a meno. E che ci dobbiamo fare? Ognuno c'ha i suoi cazzi. E vabbè, e Christian De Sica l'abbiamo messo da parte. E Boldi? E Boldi è partito a fare lo stesso identico personaggio. Anche lui faceva il commenda della Milano da bere. E poi non si sa cosa sia successo. De Sica è rimasto col suo personaggio. Boldi? No. Sapete cos'è diventato Boldi negli ultimi 10 anni di film? È diventato una versione oscena di Fantozzi. Fateci caso, prendete il Fantozzi dei tempi d'oro, con tutta la sua comicità, ma anche con tutto il suo sottotesto triste e tragico della vita italiana di quel periodo e tutta la critica sociale, togliete tutta quella parte seria e lasciate il Fantozzi che si chiudeva le dita nei cassetti e che faceva dei versi strani con la bocca quando veniva colpito nei coglioni da qualcosa. Questo è il personaggio che ha fatto Boldi negli ultimi 10 anni. Santo Iddio! Ed è, secondo me, questo è il motivo per cui De Sica e Boldi nel 2006 si sono divisi. Non solo una carriera, ma anche un'amicizia finita. Secondo me proprio per quel motivo lì. Perché il personaggio di Boldi rispetto a quello di De Sica era diventato talmente tanto una macchietta che non si poteva più lavare via. Però noi, che per anni abbiamo seguito loro e ce li siamo portati nei nostri cuori, volevamo sapere come mai vi siete divisi, cosa è successo dopo tanti anni di onorata carriera, cosa cavolo è successo, qual è stata la scintilla che ha fatto scoppiare tutto quanto. E proprio nel 2006, nell'anno della rottura, De Sica dice: è una decisione che ha preso Massimo, è stato bellissimo il nostro percorso insieme, ma credo che non lavorerò più con lui. Ecco, queste sono parole che fanno male qui e fanno male qui. E De Sica con queste affermazioni ha lasciato i fan in una bolla di dubbi. Ma giorni dopo Boldi risponde in una trasmissione radiofonica dicendo: abbiamo litigato per una serie di motivi e tra questi c'è anche quello dei soldi. Christian mi deve 300.000 euro. Quante domande, come? Com'è possibile che Christian De Sica debba a Massimo Boldi 300.000 euro? E infatti De Sica risponde subito dicendo: gli devo 300.000 euro? L'età avanza. Tornare con Massimo sarebbe una minestra riscaldata. Come puoi dire così? Dopo una carriera e un'amicizia durata decenni, come puoi dire una cosa del genere, Christian? Finché, qualche giorno fa, non appare una lettera. Una lettera scritta da Boldi indirizzata a De Sica sulle pagine del settimanale Chi. E più che Chi, la domanda è: perché Boldi scrivere una lettera del genere su Chi? Che non è che mi stupisca più di tanto in realtà, anche perché qualche mese fa in edicola ho beccato la storia di Maria De Filippi a fumetti su TV Mia. Non solo, ma soprattutto a grande richiesta. E io mi chiedo perché Dio non mi abbia ancora fulminato. Io vorrei leggervi la lettera di Boldi indirizzata a De Sica. Io l'ho già letta e nonostante sia morto letteralmente dalle risate, questa non è una lettera bella. È una lettera tragica dove ci sono delle informazioni molto personali di Boldi, cose che sono successe con De Sica, raccontate su Chi, e soprattutto è la lettera della fine di un'amicizia. Ricordatevi questo. Come vedete ho già abbassato le luci e mi piacerebbe mettere un sottofondo musicale, che sarebbe potuto essere la sonata al chiaro di luna o Ave Maria. Invece vi metto una chicca. Non so se lo sapevate, ma anni fa Boldi è stato un talentuoso batterista e probabilmente lo è ancora. Anni e anni fa lui suonava in un gruppo capitanato da Claudio Lippi, pensa dove ti sto portando con la mente, lasciamo perdere, chiamato La Pattuglia Azzurra. Quindi, in sottofondo alla lettura della lettera, ci sarà Anima di Gomma della Pattuglia Azzurra. Caro Christian, lo scorso Natale ci siamo fatti gli auguri. Erano poche parole, ma erano le nostre parole. Come sempre, sincere. Io sto già piangendo. Mi spiace vedere questo tuo lato debole che il pubblico, il tuo pubblico, il nostro pubblico, non conosce. La tua debolezza ha un nome. Silvia.
tua moglie. Vorrei ricordarvi che Silvia, la moglie di Christian De Sica, è Silvia Verdone, la sorella di Carlo Verdone, che si è invischiato anche lui in questo marasma, non lo sappiamo. Lei, la tua agente, che decide, che programma la tua vita da sempre. Anzi, da quando hai iniziato ad avere successo. E allora vedi che Boldi sta rosicando, e allora un motivo c'è se si sono separati. Ah, ecco. Oggi è passato più di un quarto di secolo, e tra noi che cosa resta? Solo qualche messaggino. Per l'amor del Signore, non dica mai più messaggino. Mi raccomando, perché mi fa sentire molto più giovane e schifoso del previsto. Mi raccomando. Ricordo quando hai iniziato a lamentarti della gabbia in cui vivevi, in cui ti avevano rinchiuso. Odiavi le restrizioni. La tua generosità, a un certo punto, ha conosciuto un brutto stop. Ti hanno bloccato. Silvia ti ha fermato. Diceva che eri uno spendaccione e ti ha messo a paghetta. Cioè, io mi immagino De Sica a paghetta. Mi immagino che, come un ragazzino di 12 anni che non può permettersi una cosa, allora va a pregare la madre dicendo: Silvia, amore, ho visto una cosa che starebbe molto bene sul nostro salotto. Dai, ti prego, l'ultimo regalo me l'hai fatto a Natale. Dai, giuro che ci gioco tutti i giorni, ti prego. Santo cielo. Oggi, a chi? Rivelo che Christian e Silvia non sono venuti nemmeno al funerale di Marisa, mia moglie, la loro amica. In giro, giovani e non mi chiedono: quando tornate insieme? Ecco, signor Boldi, quando capita questa cosa, mi raccomando, faccia una foto a chi le ha chiesto questa stronzata e me la invii, perché voglio vederli in faccia. Andare contro Dio, il volere di Dio che ci ha uniti, boh, dimmi tu o ditemi voi, lo vedo come un peccato. Cara Silvia, sappi una cosa, mi manchi anche tu. Mi mancano i tuoi consigli, sempre diretti e determinati. Mi manca parlare con te di Marisa, mi mancano i nostri ricordi, mi mancate tu e Christian. Amici miei, vi voglio bene. Vostro Massimo, che non ha commesso alcun peccato. Dunque, questa lettera, per quanto ilare da una parte e molto molto tragica dall'altra, mi ha fatto ricordare di una cosa di cui io stesso mi lamento spesso e volentieri, cioè di voi, della gente che guarda i video, che spesso si dimentica che c'è una persona dietro lo schermo. L'avrete già sentito mille volte, ma è giusto ricordarlo ogni tanto. Che molto spesso quello che ci succede intorno nella nostra vita di tutti i giorni si riflette poi nella qualità dei video. E ci dimentichiamo spesso che dietro i poveri Boldi e De Sica, che vengono costantemente bombardati di insulti e di minacce di morte, gente che li vuole investire, gente che li vuole picchiare con un martello molto forte sui denti, proprio picchettare singolarmente ogni singolo dente e staccarglielo dalla bocca e poi strappargli le lingue con delle cesoie giganti, dietro ci sono delle persone. E che questa storia, questa fine di un'amicizia, che io ho un pochino bellamente preso per il culo, è comunque una cosa che si riflette sulla vita di entrambi. E quindi io vorrei dire una cosa. Christian e Massimo, mi piacerebbe veramente vedere un ultimo film fatto da voi insieme. E questo film, se fatto come si deve, potrebbe funzionare su più livelli. Potrebbe riportare indietro nel tempo i fan che ancora adesso vi apprezzano e potrebbe stupire quelli che invece vi insultano da anni. Grazie mille, ci vediamo ad un prossimo video. Una poesia delicatissima! Ci ho capito un cazzo, comunque toccante. Bravo!